Benvenuta nei nostri studi Ammonia Amadori. Abbiamo rivoluzionato aggiungendo un tavolo per ospitare le specialità enogastronomiche del nostro territorio regionale e per raccontare come qualche volta, con dedizione, impegno e volontà, la passione può diventare l'ispirazione per una seconda vita professionale. Certo. E allora, come Ammonia Amadori, le sue passioni che passano dalla cucina alla buona tavola a soprattutto le biciclette, anche, sono diventate un'idea per reinventarsi da impiegata a chef e non solo. Certo, una sorta di trasformazione totale nella mia vita, ma sicuramente era lì in incubazione, doveva solo venire fuori e prendere forma. Allora, e che cosa ha fatto Modi? Ha creato un'associazione, certo, di appassionati che si chiama CBC. CBC. Che cosa mette insieme questa associazione? Il nome è una contrazione di cibi e bici, quindi CBC sta ad indicare queste due grandi passioni che non sono lontane ma sono vicinissime. Perché? Vicinissime perché? Perché viene a immaginare che uno sportivo. Perché comunque anche nutrizione, uh-huh, è legato al movimento, allo sport, ma anche al benessere in generale. E quindi da questa passione della bici alla passione della cucina ho pensato ad una cucina consapevole, quindi che riuscisse in qualche modo a mettere insieme il movimento e il gusto, quindi che non fosse una conoscenza casuale, una preparazione casuale delle cose, ma con consapevolezza. E quindi mi sono anche iscritta alla scuola alberghiera in età adulta. Appunto, perché lei faceva l'impiegata, sì, prima. E io facevo un altro mestiere, ero già diplomata, avevo questa passione e ho cercato di farne una sorta di mestiere, che poi questo è diventato. Ed è possibile farlo. È possibile farlo. Non si pensi che fare un lavoro che piace, legato a una passione, sia non faticoso. È comunque molto faticoso, però è molto piacevole. In più, devo dire che questi due mondi mi hanno portato a conoscere tante cose e tante persone, quindi. E a riscoprire soprattutto il territorio. Certo. Perché uno degli elementi chiave che a me ha colpito è che il cibo deve diventare divulgativo, deve diventare, certo, ospitalità, e questo è nel DNA della Romagna, non c'è dubbio, perché la sede è a Cesena, quindi sì, siamo nel Cesena, cuore di quest'area, ma oltre alla ricerca ci vuole anche il rispetto dell'enogastronomia del nostro territorio. Allora, cosa significa rispetto? Io penso che aspettiamo l'Expo, dove nutrire il mondo è il cuore di questo appuntamento mondiale. Cosa significa esattamente? Intanto conoscenza. Sapere cosa c'è attorno a noi vuol dire apprezzarlo e quindi rispettarlo. Ancor più se viene conosciuto attraverso un movimento che è ecologico, come quello della bicicletta, ma anche a piedi, se le distanze non sono poi ampissime. E è un modo di osservare ciò che ci circonda con molta, molta più attenzione. Devo dire anche che la cucina unisce il movimento in qualche modo, nel senso che spinge le persone a spostarsi per andare a conoscere il prodotto tipico, il produttore che fa le cose in maniera particolare. Noi abbiamo tantissimi prodotti che devono essere ancora scoperti, nel senso che le realtà sono tante, piccole, e bisogna che ci sia qualcuno che porti le persone un po' a spasso. Farlo in una maniera così spensierata è un modo un po' così goliardico e anche rilassante. E allora farlo. Quali sono le curiosità che la vostra associazione riesce a raccontare a chi è magari del territorio, non le conosceva, certo, o viene da fuori e che stupiscono? Beh, intanto c'è da dire questo, che l'associazione, la parte dell'associazione che si occupa di cibo in particolare, ha assunto una dimensione più importante e ha anche acquisito un nome ulteriore che è Cooking Passion, perché Cooking Passion è la parte dell'associazione CBC che si occupa dei corsi di cucina, quindi noi siamo una vera e propria scuola di cucina. E facciamo corsi di tutti i tipi e qui tutti i prodotti che sono della zona entrano nella nostra cucina e vengono utilizzati per preparare piatti
mi viene da dire meravigliosi, perché quando i prodotti sono meravigliosi... Che dopo una bella gita in bicicletta uno esatto. si gode anche con più, quindi, insomma, più volentieri. Certo. Quindi abbiamo un esempio, per esempio mi raccontava prima che quei biscotti sono proprio tipicamente romagnoli. Nei forni delle nostre zone si trovano questi biscotti fatti con lo strutto, con l'ammoniaca, quindi cose che magari non si utilizzano più, adesso si utilizza il burro, il baking, altri prodotti. E sono proprio legate alla tradizione, soprattutto sono dei dolci molto molto poveri, perché sono fatti con ingredienti che spesso si trovano in dispensa e non richiedono tantissimo tempo per la preparazione, però devo dire che sono molto buoni e graditi anche dagli ospiti di Cibici, perché noi facciamo anche ospitalità per i turisti e per coloro che fanno corsi di cucina, che ci vengono a trovare, possono essere ospitati nella nostra struttura. L'associazione è aperta a tutti, insomma, tutti gli appassionati possono aderire, vi trovano. Poi tra l'altro voi avete organizzato un appuntamento, che adesso, visto che siamo qui, approfittiamo certo. per ricordarlo. Allora, noi facciamo un incontro con un personaggio noto che è Anna Moroni, ci verrà a trovare il 18 per un corso di cucina, quindi in questo caso il territorio è il suo, perché farà lo ricette. Lo sposalizio tra due aree del nostro bel esatto, paese. Esatto, perché fa ricette che sono legate alla sua territorialità, alla cucina romana, e vengono fatte in diretta, quindi c'è un coinvolgimento di tutti i partecipanti, vengono degustate le cose come avviene in ogni nostro corso, e diciamo che questo scambio serve per arricchirci. E noi siamo curiosi, fondamentalmente siamo curiosi di cibo e del territorio. E allora, in bocca al lupo a Monia Amadori e questa associazione di appassionati di ciclismo, ambiente cibo. E buona tavola. E grazie per avercelo grazie raccontato. Per saperne di più, naturalmente internet sarà piena di tutte le informazioni possibili, e noi invece andiamo avanti con le nostre notizie.